Edoardo Stoppa e Giuliana Moreira sono marito e moglie. L'inviato di Striscia alla Notizia e la showgirl brasiliana hanno deciso di unirsi in matrimonio dopo 10 anni di amore e 2 figli, Lua Sophie di 6 anni e Sol Gabriel di poco più di un anno. Il conduttore 47enne e la modella 35enne si sono detti sì al Palazzo Reale di Milano di fronte al sindaco Beppe Sala. Dichiara la signora Giuliana Moreira di voler prendere il marito, qui presente il signor Edoardo Stoppa. Lo voglio. Ma come è l'impressione che gli ospiti siano un po' schierati? Una fazione numerosa e rumorosa che pende dalla parte di Giuliana. Ma credo che si sa. Certo, bene, io Giuseppe Sala, sindaco ed ufficiale dello Stato Civile, pronuncio in nome della legge che il signor Edoardo Stoppa e la signora Giuliana Moreira, qui presenti, sono uniti in matrimonio. Presenti numerosi parenti e amici, tra cui anche molti volti noti. C'erano tra gli altri Melissa Satta e Simona Salvemini, Marika Pellegrinelli con la figlia Raffaella Maria e poi ancora Giorgia Palma, Senzo Iacchetti, Ludmilla Radchenko, Valerio Staffelli insieme alla moglie Matilde. A firmare gli abiti degli sposi è stato lo stilista Alessandro Angelozzi. Edoardo ha scelto un elegante abito nero, mentre Giuliana ha sfoggiato un vaporoso abito bianco con corpetto dalla profonda scollatura a V. All'uscita dal Palazzo Reale, marito e moglie sono saliti su un rickshaw che li ha portati all'Hotel Gallia per il ricevimento. Una scelta allegra e originale, proprio come i due neosposini. Primo commento sposato? Aglia. Tutto bene, vedremo. Guarda avanti.